tra l'altro Massimo, come tu hai giustamente detto, è passato alla storia per essere il giocatore di sacrificio, il giocatore di quantità. Massimo costante. È stato, il discorso è questo, ha pagato da un certo punto di vista il fatto di giocare con dei campioni dell'assoluto, perché Massimo è stato un grande giocatore, no? E quindi la famosa battuta di Platini, se fumo io non è importante, l'importante è che non fumi Bonini, perché c'era quello che doveva correre sì, per lui. Cioè, ecco, l'avere giocato con quel giocatore lì, no, Werther, ha dato di Massimo la dimensione del giocatore di sacrificio, in realtà perché aveva anche altre doti, però Massimo è stato un grande giocatore, cioè tu potevi fare, credo, anche altri ruoli. Io penso che tutti i giocatori mediani hanno certe caratteristiche. Nel ruolo, anche con ruolo lì. Visto nell'ombra. È una cosa normale, non è che uno si deve sentire offeso perché... No, però voglio dire che ci sono delle etichette, no? Sì, che, come dici giustamente, io correvo tanto perché mi facevo pagare a chilometri per quello. Avevo studiato questa tattica qua. Volevo dire, quando giocava lui, il calcio italiano era il numero uno al mondo. Sì, è vero. In assoluto. Quindi noi i maggiori campioni in circolazione... Sì, eravamo anche i campioni del mondo. Sì, sì. Beh, c'è da dire anche... Cioè, voglio dire... È che ho avuto la fortuna di giocare anche con 7-8 campioni del mondo, Platini, Bogna... Cioè, era il massimo. Non era proprio così facile. Non è una battuta. C'è da dire, Gastone, anche che è vero quello che dice Werther, cioè anche no, il giocatore straniero aveva il sogno di venire a giocare in Italia. Adesso probabilmente va più volentieri, prima in Inghilterra, poi in Spagna, non so, forse anche prima di noi anche in Germania, ormai siamo il quarto campionato d'Europa. Ma anche le squadre piccole, Lecce, Bari, così, avevano due o tre grossi giocatori stranieri che venivano da fuori. Vero, cioè, era un campionato meraviglioso. No, Massimo, il rapporto che c'era fra giocatori ai tempi, adesso lui è ancora recente, era diverso da quello attuale, c'era una considerazione diversa fra giocatore e l'altro. Adesso ci sono delle discriminazioni, delle spaccature anche in certe squadre, nell'ambiente, cioè giocatori che non c'è rapporto, non c'è quella cordialità. Ma diciamo, penso che nasce tutto dalla società. Una volta c'erano dei presidenti che duravano 20 anni, adesso ci sono dei presidenti che hai un presidente all'inizio del campionato, a metà campionato già non ce l'hai più. Porcetta. Porcetta, non lo volevo dire, però diventa difficile dopo fare il giocatore, anche lì, hai capito? Una volta era difficile che lasciavi certe società perché la società ti dava la possibilità di giocare ad altri livelli, ma rimaneva sempre con la società, avevi sempre questi punti di riferimento. Tra colleghi era più profondo. Adesso come si fa? Non si capisce più niente. I giocatori cambiano squadra. Vale sempre il discorso anche del contratto, che ci sono certi giocatori che fanno dei contratti di 3-4 anni e poi dopo vanno, magari fanno un campionato, parlo degli attaccanti, che segnano tanti gol e vanno a chiedere i soldi perché hanno fatto di gol. Insomma, ci sono tante cose che non sono giuste. Purtroppo questo è il calcio, non è facile, non è giusto, sbagliano i calciatori, però il problema principale sono queste società che non ci sono tempi più precedenti, sono cambiati, anche i tempi, anche per gli arbitri. Arrivano, fanno toccate e fuga, fanno il loro business e poi se ne vanno. Va, dopo di mezzo, di conseguenza, anche i giocatori... Ma sono cambiati in tutto, vedi anche gli arbitri adesso. Sono cambiati i colori delle scarpe, sono cambiati i palloni. Possiamo dire che il calcio era un fine, no? È diventato un mezzo per fare altre fare. Sì, quindi, ma il mezzo era per Cornetti. Cioè, cosa faceva Cornetti? Stava in mezzo più cosa faceva Cornetti? Ma noi godiamo anche noi, perché quando ci ospita nelle sue stupende residenze. Mamma mia, le sue stupende residenze. Addirittura in quella di bagno c'è il maggiordomo. Se non è quello, era lui il maggiordomo che si camuffa un po', però si presta. Racconto questa perché è divertente. Quando ci ha invitato cortesemente Werther a casa sua, mm-hmm. A casa sua a Bagno di Romagna. Werther ha una bellissima casa che spesso mette a disposizione degli amici, per questo lo ringraziamo. Gastone, che era stato forse impropriamente annoverato tra gli amici, è entrato e ha detto: ma questa è tutta roba tua, ma, e poi lo dico in dialetto come ha detto lui, ma quant partiti et vandu? È vero o no? Questo è stato il debutto. È caduto in prescrizione. Lo diciamo perché ormai in 5 anni si prescrive tutto. Quante partite della Juventus ha arbitrato? Quante volte hai arbitrato la Juve, ma non mi ricordo. Non che ci sia relazione. A dire comunque, che non si ricorda, già è un'ammissione. No, dai, vabbè. No. Stiamo scherzando. No.